Isola dei Famosi, Franco espulso dal reality, il comunicato ufficiale. Nuovo abbandono all'Isola dei Famosi 2018, concorrente espulso a poche settimane dalla semifinale. Continuano gli scoop e le polemiche sull'isola più famosa della televisione italiana. Un nuovo abbandono ha visto protagonista un concorrente di questa edizione del reality targato Magnolia e stavolta la decisione sembra irrevocabile. Precisiamo che il televoto per decidere chi dovrà lasciare il programma la prossima settimana rimane ancora aperto e valido, in quanto il protagonista di questa drastica decisione non fa parte del terzetto Francesca Cipriani, Gaspare Nino e Jonathan. Ecco cosa è accaduto in Honduras, chi è il protagonista di questa nuova estrema decisione presa dagli autori del programma e il comunicato ufficiale appena diramato dalla produzione del format. Franco Terlizzi eliminato dall'Isola dei Famosi, il comunicato firmato Mediaset. Il concorrente costretto ad abbandonare immediatamente il cancelletto Isola dei Famosi 2018 è cancelletto Franco Terlizzi, l'ex pugile arrivato a far parte del cast del programma grazie a reality, video, saranno isolani che ha visto protagonisti 10 personaggi non famosi e che ha battuto al televoto finale Deianira e Valerio. Il comunicato ufficiale diramato da Mediaset non lascia alcuna speranza di ripensamenti, e la decisione appare irrevocabile. Gli equilibri precari vengono nuovamente spezzati, inizia così il comunicato che è stato diffuso sul web che ha come oggetto l'espulsione di Franco Terlizzi dall'Isola dei Famosi. L'ex pugile è stato costretto dalla produzione a lasciare il reality in anticipo, senza specificare le motivazioni che hanno portato gli autori alla sanzione estrema. Per ulteriori informazioni continua la nota bisognerà attendere il consueto appuntamento pomeridiano con il Daytime condotto da Stefano De Martino, in onda a partire dalle 1605 su Canale 5. Le precedenti accuse a Franco Terlizzi, tra omofobia, minacce e violenza. Non è stato per nulla semplice il percorso di Franco Terlizzi all'interno di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Subito dopo lo scandalo Cannagate che ha visto protagonista Eva Enger e Francesco Monte, è toccato proprio al pugile finire sotto la lente di ingrandimento a causa di alcune frasi omofobe che secondo Craig Warwick ha pronunciato nei suoi confronti. Il presunto attacco omofobo ha animato per alcune settimane i salotti del pomeriggio di casa Mediaset, avendo avuto ampio spazio di discussione nei programmi televisivi. A buttare benzina sul fuoco le successive polemiche su Terlizzi a causa di alcune frasi recepite minacciosi a alcuni concorrenti e lo scontro con Amaurice Perez culminato con una minaccia e la promessa di rivedersi fuori e parlarne da uomini. Cancelletto eliminato.